È giustamente entrata con Io canto di Laura Pasini. Flora Canto, quante volte te l'avranno detto? Beh, guarda, io volevo chiedere proprio i diritti a Laura, perché a un certo punto Io canto, mi chiamo Flora Canto, l'avevo proprio rifatta io. Però è più flora e fauna, la battuta dietro l'angolo. C'era una volta una bambina che voleva entrare nel mondo dello spettacolo, eh? E forse c'è entrata, alla fine, dopo tanto, ce l'abbiamo fatta. Quante ne hai combinate? Comprese le televendite? Che però ammazza, già lo sa, già te l'hanno detta questo. Che però parlavi troppo romanesco. Cioè no, ma hanno proprio detto, guarda, la cosa peggiore che si possa sentire in video è quando dietro le quinte c'è una persona che dice, mamma mia, questa... E qui dov'eri? Non si può sentire, chiamatemene una brava, dissero. No, una cosa non si può sentire. Ti veramente, giuro, dai, m'hanno cacciato perché... Come hanno usato? Beh, perché avevo un'addizione, cosa che non ho adesso, perché ho fatto addizione, doppiaggio, ciao, sono Flora Canto, ho 18 anni, e siccome mi hanno massacrato, sono uscita e ho fatto un corso di dizione. Ma qui dov'eri con quel da bambina, dove, col dove? Cappelletto e il... E quello era il mio primo musical. Mio primo musical alla tenera età di, oddio, forse 7 anni, 8 anni. Comunque, avete fatto tale e quale, c'era anche Jessica. Qui ci sei tu, Corietta Berti, vai! Eccala. Vai dall'altra parte, voglio vedere le due oriette, eh. Oh, guarda che meraviglia. L'hanno impazzita lei, eh? L'hanno impazzita. Che dici, ti ci rivedi un complimenti. Po'? Complimenti. Mi fa effetto vederla da vicino, sai? Pensa a lei a vedere te così. Perché lei non sa... Che poi Orietta quando è scesa, la prima cosa che ha detto, sai, lei insomma è molto... impeccabile, no? Certo. Nelle note, quindi è scesa, io dico oddio, ma adesso mi dice mamma mia, e l'inciso non era perfetto, eh? Dico madonna mia, no. Come sì subito, ma bacchettato, ansia. E con lei non c'era gusto, Serena, perché io magari facevo Orietta Berti, dico Jessica sta qua. Io faccio Mina. Non è vero. Allora, adesso invece faccio Anna, io faccio Mariah Carey. E che non si poteva fare. Ma non fare è vero, perché lei si, tra virgolette, si buttava giù, perché poi ma perché noi donne siamo sempre autocritiche. Professionale poi, no? Da morire, studiava tantissimo. Ma però ogni volta diceva, ma secondo te ci fa. Dico. Un'ansia, Flora, quel programma, brava, perché comunque brava. Se sei cantante, ma se non lo sei... E te non hai avuto timore di tirar fuori la vena comica che c'è in te, però col tuo futuro marito Enrico Brignano vi sposerete a luglio, giusto? Ah sì? Non lo so, così ah, mi dicono. Dai. Ah vedi, te l'ho detto pure a te. Non lo so, però bisogna arrivarci a luglio, quindi... Come fino... bisogna arrivarci? No, dico se ci arriviamo, perché tra e la pandemia è una cosa e l'altra... Però quindi... sono partiti gli inviti? No, ancora no. Devo dire che sto nettamente in ritardo, non ho scelto neanche l'abito, però ho scelto la location. Dove? Non si può dire, non sapete troppe cose. Diciamo che è sul mare. Ma arrivi con la barca? Cioè, Aremi, proprio... col gommone. Dico, dai, ce l'ho fatta. Ma adesso si usano no, questi bagnino, matrimoni? Si usano arrivi. Questi matrimoni, una volta le spiagge, mi sembra in Sardegna, vero, adesso, vedo arrivare gozzo, una che sposano. Molte sono vanno sul gozzo, arrivano col gozzo, arrivano in mare, è vero. No, è vero. Credo che lui arrivi col fantomatico pulmino che ama tanto, quello, sai, il T2, quello antico della Volkswagen, il pulmino di una volta. Sì. E, no, io farò un po' l'entrata classica, però è sul mare, quindi sul mare. Faremo tutto lì, perché è un po' il matrimonio all'americana, no? Quindi la cerimonia lì. La Martina porterà le fedi. Loro hanno due bambini, no? Ma Martina è più grande, immagino, perché la Martina di 5 anni, Niccolò di 5 mesi, come possono testimoniare le mie occhiaie. Guarda che belli delle che nottate siete. Che... Comunque, ci faccio vediamo insieme Enrico Brignano e Flora Canto. Oh.
c'è tutta una serie di segnali, che ci sono le contrazioni, e c'è il respiro che diventa affannoso, si rompono le acque e poi queste acque rotte si devono aggiustare, perché non è che poi andano in giro con le acque rotte, non è bello, sì, anche la gente che te guarda. E poi una volta che le acque sono aggiustate, allora le cose si aggiustano piano piano, allora nostro figlio può uscire così e vedrà finalmente le luci della ribalta. Però adesso dormiamo. Certo, perché secondo te anche quello decidi tutto. Volevo addormentarlo. No, amore, lo lo so io, dai, mettiti giù. No, mamma, mettiti giù. Giù. Vai giù. No, amore, mamma, mettiti giù. Giù. Vai giù. Più giù. Ecco, non c'è più, papà, non c'è più. No, andando via, non c'è più, papà. No. We rene nessa faccia. Colpo di fulmine o amore un po' per un po' alla volta? Allora, guarda, in realtà io ero innamorata della comicità, quindi questo lo dichiaro perché tanti non lo sanno. Cioè io, come insomma ti avranno detto, ero innamorata di Anna Marchesini, Monica Vitti, Alberto Sordi, cresciuta con quella cultura lì. E che quindi, cosa rifacevi di Anna Marchesini, ad esempio? Cosa che ti... Ce ne sono tanti, io proprio al provino di Enrico portai la sessuologa. Attenzione donne, possiamo dirci, sono queste borraccette flocce, mosce. Oppure, Massimiliano, via su che le fa le trecce. La signora Flora, no? Che si affacciava al balcone. Ce n'erano tanti. Poi c'era Renzo e Lucia, quindi avevo la parodia dei Promessi Sposi. Che... Sono Heidi, mi sono perduta nel bosco. Oh, buon fraticello, mi fai entrare? Per cui, insomma, la Marchesini per me era... Brava, e credo Flora di averlo conquistato un po' con questa cultura alta, quest'alta filosofia letteraria, ecco. Quindi ti ho sposato per allegria, o può meglio, ti sposerò per allegria? Allora, scusa, avevo detto questo per dirti che in realtà l'innamoramento per la comicità ha fatto sì che io mi avvicinassi appunto a questa realtà prima di Enrico. Quando ci siamo trovati, e ci siamo trovati in tutti i sensi, perché noi quando provavamo c'era un'alchimia talmente forte, noi ci ammazzavamo dalle risate, cioè in prova, durante lo spettacolo, durante le prove, con le lacrime. Devo dire che quando una donna la fai ridere, già sei a metà dell'opera. Sai come diceva, c'era una frase meravigliosa, cioè per conquistare una donna la devi fare, il primo segreto è non farla ridere. Esatto. Il secondo segreto è non farla ridere troppo. Sì. No, devo dire che quando mi fa ridere sono i momenti giusti, ecco, nei momenti giusti. E lui ti fa ridere, oppure, perché non è detto, ci sono tanti comici che poi in realtà anche brillantissimi, che poi sono un po' depressi. Guarda, no, non è depresso, no, assolutamente. No, non è depresso, male. Però oh, sfatiamo, a me tante volte mi dicono, ma è così come lo vedo in teatro? No. È come tutti gli uomini, quando si sveglia male, salvo ognuno, meglio che te levi. Insomma, come noi... sono tutti gli uomini? Fammi capire. C'ha il suo bel caratterino, quindi noi non siamo la famiglia cuore, quella... No, noi litighiamo molto, abbiamo due caratteri molto forti. Credo che l'elemento fondamentale sia proprio il grande amore, perché noi siamo acqua e fuoco, nel senso che litighiamo molto, però poi non riusciamo a stare litigati e lontani. E questo aiuta. Ha fatto sì che durassimo già 10 anni, insomma. Che non, diciamo, No, la crisi del settimo anno è passata. Ok, quindi già... veleggiamo verso le nozze dei 25 anni. Adesso il prossimo sarà quello. Storica è stata la sua dichiarazione d'amore davanti a diciamo, tre persone, la vediamo. Tutti i parenti erano. Buongiorno, io ci ho creduto e nulla è stato più com'era prima. Flora Campo, mi vuoi sposare? Sei semplicemente sei.
stanza che so. Ridi, però ti emoziona ancora rivederla. Sempre, infatti non la cerco di non guardare perché sì, mi commuove. Si è visto. Mi commuove. E non sapevi nulla? Eravate all'Arena di Verona? Sì, non sapevo niente perché noi quella sera avremmo dovuto portare in scena la parodia di Romeo e Giulietta. Poi per una serie di cose, il balcone non entrava perché c'era un problema alle ruote, e c'era un problema con la regia, c'era il vento, quindi sembrava Giulietta cascava a un certo punto. E quindi abbiamo detto non lo facciamo. Io che non mi siedo mai, sto sempre dietro quando non lavoro, quel giorno il caso ha voluto che stavo seduta in prima fila insieme ad una mia amica. Quindi quando ha iniziato la canzone che da copione, cioè da nello spettacolo c'è, vedo lui che piano piano scende e ho detto vabbè che carino, me la vuole dedicare perché poi è una canzone d'amore al pianoforte. Quando fa questo gesto è là che è iniziata la tachicardia, ho detto cala. Dice in latino. Bravo Enrico, così si fa. Poi Borello se l'è fatta tutta con la scatoletta infilata dietro al centro. E siamo contenti di annunciare che sabato riprende questo programma che era Fatto da Mamma, adesso diventa Fatto da Mamma e Papà, Cucina, ma non solo, su Rai 2 a mezzogiorno. Esatto. Il sabato a mezzogiorno. Questo sabato parte la primissima puntata Fatto da Mamma e da Papà. Tra i tanti ospiti ci sarà anche il buon Rosolino che ci viene a cucinare. Sai cucinare? Sì, a me fa figura. Sai senza pensare, qualche cosa non pazziamo proprio. Quindi Fatto da Mamma e da Papà, e ricette molto semplici, ma soprattutto tutto condito con ironia, capito? Quindi chi vuole fare le ricette un po' più la nouvelle cuisine, la rucola adagiata col chicco di melograno, deve vedere un'altra cosa. Sì, noi facciamo spaghetti chouchoué, carbonare, c'è la pastry chef che fa dei dolci molto carini per i bambini, le merende. Sì, ci sono un sacco di cose. Sarà belle. Un piacere seguirti. Flora, è stato bello averti ospite e ti auguriamo un meraviglioso